due esperienze a confronto sul modo di tutelare i minori e gli adolescenti al nord e al sud del paese. Se ne è discusso sabato scorso nell'aula Federica Monteleone di Palazzo Campanella. L'iniziativa, voluta dai garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni Calabria e Lombardia, Antonio Marziale e Massimo Pagani, relatori del convegno. Un'occasione, ha detto Marziale, dedicata soprattutto a docenti, genitori, educatori e pubblici amministratori. L'infanzia non ha bisogno di eroi straordinari, ha detto Marziale. Quando io sono arrivato a Milano e ho fondato l'Osservatorio sui diritti dei minori, quell'organismo che poi ha fatto le leggi TV minori, Internet e minori con l'allora ministro Gasparri, quell'organismo che ha partecipato alla stesura di leggi fondamentali dello Stato, io l'idea l'avevo avuta in Calabria. Gli avevo parlato con gli esponenti politici di allora calabresi, che mi diedero la pacca sulla spalla e mi dissero: fantastico, dividimo la settimana prossima. A furia di incontrarli tutti, avevo le settimane prossime impegnati per i prossimi 10 anni. Ancora li aspetto. Molti di loro sono scomparsi perché sono morti, molti di loro sono andati davanti ai giudici, davanti ai tribunali. Io nel frattempo ho fatto la cosa che dovevo fare, il biglietto per Milano, dove mi sono presentato senza conoscere nessuno, senza essere nessuno, e dove sono andato a presentare la mia idea. E la mia idea è diventata storia di questo paese. È diventata, scusate se lo dico con un pizzico di mancanza di umiltà, con orgoglio perché l'ho costruita io, è diventata storia internazionale perché dell'osservatorio si occupano costantemente, dal Washington Post al New York Times, è diventata storia della Calabria. E allora io mi auguro che voi abbiate la possibilità di incontrare nel vostro viaggio gli interlocutori che ho incontrato io, che non hanno badato alla mia faccia, alla mia provenienza. Guardate, Massimo è stato assessore provinciale, quando sono andato con le mie idee, lui è leghista, quando sono andato con le mie idee, lui non mi ha chiesto la tessera, ha sentito che non parlavo così, non avevo la S strisciante, ha sentito che parlavo così come parlo e mi ha detto: una bellissima idea, cosa ti serve? Un giovanissimo Matteo Salvini, che era appena consigliere comunale, faceva le notti con me per sostenermi nelle cose che dovevo fare, ma attenzione perché l'hanno fatto anche esponenti del centrodestra e del centrosinistra. Non hanno guardato la tessera che non avevo, non hanno guardato la faccia, non hanno guardato la carta d'identità, non hanno guardato l'accento. Bene, sappiate, cari giovani calabresi, che ancora qui da noi queste cose si guardano: di che partito sei, da quale parte pendi, ma se da destra o da sinistra, passi da un centro. Fin quando una persona sarà giudicata da questo, voi non avrete futuro. Una persona si giudica per la forza delle idee di cui è portatrice, una persona si giudica per il valore che ha, una persona si giudica per quello che vuole fare e la si mette in condizione di fare. Invece, purtroppo, qui in Calabria ti tagliano ancora le gambe. Un intervento appassionato, diretto, quello di Marziale, cui ha fatto eco l'omologo Massimo Pagani, illustrando i problemi che il garante è chiamato a sormontare in Lombardia e che offrono lo spaccato di quanto l'Italia sia una terra che corre a due velocità. Il tema della responsabilità io lo metterei, Antonio, al centro. La responsabilità che ha avuto, voi lo sapete, anche a livello normativo ha avuto un passaggio importante, non si parla più di potestà, si parla di responsabilità genitoriale. La nostra comunità quindi è chiamata non più ad avere, a pensare ad una comunità adultocentrica dove l'adulto fa, dispone, ordina, come posso dire, ragiona e pensa soltanto in termini da adulto. Ma la Convenzione internazionale di New York, in uno dei suoi 4 punti più fondamentali, parla dell'interesse supremo del minore.